I vecchi spalloni lo facevano così, naturalmente erano meno ingenui di noi, denaro in borsa, poi a piedi, ma lontano dai valichi, magari in mezzo alla neve. Quelli di oggi ci provano in treno o su quattro ruote, i veri professionisti hanno auto modificate e conoscono gli orari in cui controlli come questi sono meno frequenti. In 3 mesi i finanzieri hanno intercettato 16 milioni e mezzo di euro alle frontiere comasche verso la Svizzera, anche depurato dell'ultimo colpaccio, titoli in marchi per 13 milioni di euro, il dato segna un 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2010. A Malpensa il denaro intercettato è cresciuto del 46% nell'ultimo quadrimestre del 2011, con oltre 6 milioni e mezzo intercettati. Numeri statisticamente incerti che potrebbero però indicare una tendenza. In un periodo di crisi è normale che tutti i canali di fuga possano essere eventualmente incrementati, quindi noi abbiamo aumentato la nostra attenzione sia sul confine ma soprattutto nella nostra attività di intelligence. Gli spalloni fanno una minima parte del lavoro, pesano di più operazioni societarie sofisticate come l'estero vestizione e il transfer pricing. Tant'è la fuga dei capitali all'estero accertata lo scorso anno è pari a 11 miliardi di euro. E le banche svizzere, senza controlli sulla provenienza, ormai non accetterebbero mai la nostra immaginaria borsa di denaro, afferma il direttore dell'associazione bancaria ticinese. Gli spalloni sono roba del passato, assicura. I 70.000 euro scoperti 2 giorni fa dai finanzieri in un'auto al valico autostradale fanno però pensare il contrario. Una cosa è certa, l'Italia si impoverisce a favore della Svizzera in modo del tutto legale. La clientela delle banche si è mossa negli ultimi 4 mesi. Con dei trasferimenti bancari leciti, ufficiali, ha trasferito delle somme piuttosto importanti dall'Italia alla Svizzera.